Siamo qui con Davide Ierardi che ci porta un'esperienza di prima mano come vigianese migrante in Australia che insomma, ha fatto diverse esperienze e che adesso sta cercando di trasferire qui in terra natia o almeno ci prova. Davide, qual è stata la tua esperienza in Australia? Che cosa ti ha portato e soprattutto che cosa hai fatto in Australia? Sono arrivato in Australia nel 2007 la prima volta e poi sono ritornato per viverci nel 2012 per amore, per amore di una ragazza e per anche allargare un po' le conoscenze. Poi ho aperto un mio locale, un salone, una barberia, che a breve spero di aprire anche qui. E ovviamente mi sono interessato nel settore dell'acconciatura, della moda, ma soprattutto mi sono interessato della musica, è una delle mie grandi passioni che porto con me da quando ero piccolo. Quindi mi sono inserito nella piattaforma musicale australiana, collaborando con diversi artisti e iniziando a comporre testi e musiche anche per altri artisti in italiano e in inglese. È stata un'esperienza bellissima e ovviamente sono tornato temporaneamente qua, non è un addio all'Australia, ma sicuramente ritornerò, anzi cercherò di avere un legame costante con questa realtà così lontana, ma nello stesso tempo cercare di creare di qualcosa di bello anche qui in Basilicata, in Val d'Agri e speriamo di riuscirci. Eh sì, anche perché poi, voglio dire, qualsiasi forma anche di innovazione che noi portiamo su un territorio si nutre anche di una continua e costante forma, come dire, di update, no? Di attualizzazione anche che viene da questo contatto con realtà che, seppur sono, così lontane, in realtà, sono molto vicine a noi. Ma io so che tu costruisci o costruivi anche le arpe, no? Ti sei dedicato a quest'arte, oppure non so se le suonate. Mi spiego un po' qual è stata la tua attività da musicista, soprattutto legata a quello che è lo strumento, come dire, simbolo, no? Della tradizione vigianese, cioè l'arpa. Che cosa ci racconti un po', insomma, soprattutto anche se hai avuto in Australia modo di far vedere questo tuo, come dire, di trasferire questa passione anche lì? Beh, il lavoro di recupero e salvaguardia della tradizione dell'arpa vigianese inizia anni fa, decenni fa, almeno 30 anni fa. Ovviamente tanti sono stati i tentativi, alcuni riusciti, alcuni meno, fino ad oggi, nel recupero di questa tradizione. Grazie alla mia passione ho frequentato uno dei corsi che all'inizio dei 2000 venivano organizzati dall'amministrazione comunale e quindi una volta iniziato a suonare l'arpa insieme a mio padre nel 2004 abbiamo costruito un primo esemplare di arpa vigianese, così negli anni a venire abbiamo costruito altri modelli per poi dare vita insieme a un'associazione di Vigiane che alcuni e i lucani conoscono bene gli Amarimai, abbiamo dato vita alla prima scuola di arpa popolare che attualmente ancora vive grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, sia quella passata sia quella presente, e sicuramente durerà anche negli anni, perché questi sono valori che dobbiamo conservare bene, sono valori che appartengono a ognuno di noi, che ovviamente nessuno deve farsi padrone di merito di chi ha creato o di Certo. continua a mantenere questa tradizione vita, perché è una cosa che ci appartiene da decenni e ovviamente non finirà mai. Nell'andare in Australia e presentare diversi progetti, ovviamente è stato uno strumento, un particolare. Già l'arpa di per sé è uno strumento particolare, ma l'arpa popolare italiana, a livello anche di acustica, di suono, ha un fascino tutto suo. Quindi ha suscitato interesse sia nel pubblico giovanile, ma anche e soprattutto interesse a collaborare con altri artisti ed ecco quando poi abbiamo dato vita a un gruppo musicale che è ancora etnico, che ancora si esibisce in Australia, i Santa Taranta e poi ovviamente come dicevo prima mi sono impegnato nel comporre per me e anche per altre persone, ho dato vita a una raccolta di brani e musiche etniche lucane con strumenti antichi e questo piccolo album, se così vogliamo chiamarlo, l'ho intitolato Terra.
Noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo per le tue attività future, che sicuramente avranno, speriamo, esito e potranno essere anche di spunto per altri giovani, perché sappiamo, no, ci sono tanti giovani che comunque ancora vanno via, e anche in Australia, no? Sì, sono tanti i giovani che vanno via. Pensare, tra il 2014 e il 2015 solo in Australia sono arrivati più di 50.000 italiani. Quindi spero che in qual modo un giorno ci sia un ritorno anche in Italia, perché sì, è importante andare fuori, quindi allargare le conoscenze, ma è importante anche ritornare, cercare di dare un minimo di contributo, lo stesso contributo che in questo caso, parlando di cultura, lo danno tutte le associazioni, e in questo caso mi viene da dire Viggianese, nell'ambito del nostro territorio. Quindi un augurio, io mi sento di farlo anche a queste associazioni che si sono impegnate in tutti questi anni, e con la speranza che continuino a farlo, avvicinando sempre di più l'interesse anche a persone di diverse età, quindi soprattutto magari ai bambini, cercando di tramandarli questi che sono i valori e tradizioni che ci appartengono e che sono bellissime. Insomma, puntiamo sulla cultura e sui valori della tradizione, che vengono attualizzati e resi, come dire, commestibili anche ai giorni nostri. Ti ringrazio e ti rinnovo in bocca al lupo da parte mia e da parte, insomma, anche della nostra associazione, e ci vediamo presto. Grazie.